Stata avvolta tra le foglie, un sudario tra rovi e aghi di pino in questo tratto di bosco poco fuori Nicolosi, in provincia di Catania. Giorgio Coco, 25 anni, cercava un posto dove seppellire sua madre che aveva strangolato al culmine dell'ennesima lite. Una furia che non ha lasciato scampo per Maria Garra, 58 anni, morta soffocata dalle mani del figlio e poi avvolta in un tappeto e caricata in macchina. Il ragazzo, che si dimostrava da tempo aggressivo contro la madre, non ce la faceva nascondere da solo il cadavere e chiama lo zio paterno, supplicandolo di aiutarlo. Sconvolto, lo zio in piena notte bussa al citofono dei carabinieri di Piazza Verga a Catania e racconta tutto. Saranno i carabinieri di Gravina che vanno a casa della dottoressa Garra e trovano il figlio, che confessa subito di aver ucciso la madre, ma di non ricordare il luogo preciso dove l'aveva portata. Una sequenza da thriller cominciata sabato sera, quando Giorgio chiede i soldi per comprare le sigarette. La madre non vuole che fumi ancora e scoppia il finimondo. Lo vedete in questa villetta nel cuore proprio di San Giovanni la Punta, oggi ci sono i sigilli. Solo qualche giorno fa Giorgio Garra ha ucciso la madre. Una famiglia tranquilla, dicono oggi i vicini, che non sanno spiegare ancora il perché di tanta furia. Voi sentivate appunto che magari c'era qualche discorso? Qua, parlando con lei, qua non c'è. Qualche volta, sai, le classiche liti, voci che si sentono in famiglia, ma uno non può pensare che poteva succedere un giorno questo. Ma il ragazzo comunque non stava bene, voi sapevate? Questo non lo sapevamo, noi se vedevamo il ragazzo, anzi, stava con la madre e aiutava al giardino, raramente li vedevamo anche. E stamattina è lo zio materno che va nella caserma dei carabinieri di Gravina per chiedere notizie del nipote. Giorgio Coco si trova nel carcere di Piazza Lanza in attesa della convalida del fermo. I carabinieri dicono che non aveva alcuna certificazione psichiatrica per il suo stato di salute, ma che le sue condizioni hanno richiesto l'intervento di uno psichiatra.